Ciao ragazzi e ciao ragazze, è passata da poco la mezzanotte, ma la notte prima degli esami sa essere molto lunga anche per il ministro dell'istruzione. Vi posso confidare una cosa, sono veramente molto emozionata perché sono a Bergamo e finalmente domani potrò rivedere le scuole in parte riaprirsi. Abbiamo vissuto un'emergenza difficilissima e gli studenti hanno dato una grande prova di maturità e di resilienza. Io sono certa che quando riguarderete al periodo che abbiamo vissuto adesso, lo riguarderete pensando che siete stati forti, che siete stati coraggiosi, che ce l'avete messa tutta, che avete studiato e quindi potrete essere veramente orgogliosi di voi perché siete nella storia, perché il 17 giugno e i giorni seguenti rappresenteranno per voi la maturità 2020, cioè un ponte verso il futuro. E allora vi ringrazio perché l'Italia ha bisogno di persone preparate, ha bisogno di persone che credano in se stesse, che coltivino le proprie passioni e spero che tutti i vostri sogni possano realizzarsi. Un abbraccio di cuore e in bocca al lupo a tutti per gli esami. Ciao!